L'Iside svelata di Madame Blavatsky. Mosè doveva la sua sapienza alla madre della principessa egiziana, Thermutis, che lo aveva salvato dalle acque del Nilo. La moglie del faraone, Batria, era un'iniziata e gli ebrei devono a lei il loro profeta, versato in tutta la sapienza degli egiziani e potente in parole e in fatti. Giustino Martire, fondandosi sull'autorità di Trogo Pompeo, ci presenta Giuseppe come istruito nella profonda conoscenza dell'arte magica dei sommi sacerdoti dell'Egitto. Gli antichi conoscevano su certe scienze più di quanto i nostri moderni scienziati abbiano ancora scoperto. Sebbene molti siano riluttanti a confessarlo, questo è stato riconosciuto da più di uno scienziato. Il grado di conoscenza scientifica esistente nel primo periodo della società umana era molto superiore a quanto i moderni siano disposti ad ammettere, dice il dottor Todd Thompson, direttore di Occult Sciences di Eusebe Savoir. Ma, aggiunge, quella scienza era chiusa nei templi, accuratamente nascosta agli occhi del popolo e comunicata solo al clero. Parlando della Kabbalah, il dotto Franz von Baader fa notare che non solo la nostra salute e la nostra saggezza, ma la nostra stessa scienza ci è giunta dagli ebrei. Ma perché non completare l'affermazione e non dire al lettore da chi gli ebrei ricevettero la loro sapienza? Origene, che era appartenuto alla scuola alessandrina dei platonici, dichiara che Mosè, oltre ai segreti dell'alleanza, aveva comunicato ai 70 anziani alcuni importantissimi segreti tratti dalle nascoste profondità della legge. E ingiunse loro di comunicarli solo alle persone che giudicavano degne. San Gerolamo parla degli ebrei di Tiberiade e di Lidda come dei soli insegnanti del metodo mistico di interpretazione. Infine, N. Moser esprime la sua ferma opinione che gli scritti di Dionigi Areopagita sono evidentemente fondati sulla Kabbalah giudaica. Quando consideriamo che gli gnostici, ossia i primi cristiani, non erano che seguaci degli antichi esseni sotto un nome nuovo, la cosa non ci fa meraviglia. Il professor Molitor riconosce alla Kabbalah il suo giusto diritto. Egli così dice: il tempo dell'inconseguenza e della superficialità nella teologia come nella scienza è passato. E da quando il razionalismo rivoluzionario non ha lasciato dietro di sé che la sua vuotezza, dopo aver distrutto tutto ciò che era positivo, adesso sembra essere venuto il momento di dirigere nuovamente la nostra attenzione a quella meravigliosa rivelazione che è la fonte vivente da cui deve scaturire la nostra salvezza. I misteri dell'antica Israele, che contengono tutti i segreti dell'Israele moderna, sono particolarmente calcolati per offrire la base alla teologia sui più profondi principi teosofici e per procurare un fondamento solido a tutte le scienze ideali. Questo aprirebbe una nuova via all'oscuro labirinto dei miti, dei misteri e delle costituzioni delle nazioni primitive,
Solo in quelle tradizioni è contenuto il sistema delle scuole dei profeti, che il profeta Samuele non fondò, ma solo restaurò. Il suo scopo fu quello di condurre gli studiosi alla saggezza e alla più alta conoscenza e, quando ne fossero divenuti degni, di introdurli ai più profondi misteri. Fra questi misteri figurava la magia, che era di doppia natura, magia divina e magia diabolica o arte nera. Ognuna di esse è a sua volta distinta in due tipi, attiva e visiva. Nella prima, l'uomo cerca di mettersi in rapporto con il mondo per apprendere cose nascoste. Nella seconda, tenta di avere potere sugli spiriti. Nella prima, mira a compiere atti buoni e benefici. Nella seconda, fare ogni sorta di azioni diaboliche e innaturali. Il clero delle tre principali chiese cristiane, la greca, la cattolica e la protestante, disapprova ogni fenomeno spirituale che si manifesti attraverso i cosiddetti medium. In realtà non è trascorso molto tempo da quando queste due ultime corporazioni ecclesiastiche bruciavano, impiccavano o comunque uccidevano qualsiasi sciagurata vittima attraverso il cui organismo si manifestavano gli spiriti e, talora, cieche e ancora sconosciute forze della natura. A capo di queste tre chiese preminenti sta la Chiesa di Roma. Le sue mani sono macchiate dal sangue innocente di innumerevoli vittime, versato in nome di quella divinità, simile a Moloch, che è alla testa del suo credo. Ed essa è pronta a ricominciare, ma è legata a mani e piedi dallo spirito di progresso e di libertà religiosa proprio del XIX secolo, che essa avvilisce e condanna ogni giorno. La Chiesa greco-russa è la più mite e la più cristiana nella sua fede semplice e primitiva, per quanto cieca. Nonostante il fatto che non vi sia stata praticamente alcuna unione fra le chiese greca e latina e che esse si siano divise molti secoli fa, i pontefici romani sembrano regolarmente ignorarlo. Essi si sono arrogati la giurisdizione non solo sulle regioni della comunione greca, ma anche su tutti i protestanti. La Chiesa, dice il professor Drape, insiste nel pensare che lo Stato non ha diritti su ciò che essa dichiara essere suo dominio e che il protestantesimo, in quanto pura ribellione, non ha affatto diritti, pretendendo che anche nelle comunità protestanti il vescovo cattolico sia il solo pastore spirituale legittimo. Essa non si cura che i suoi decreti non siano ascoltati, che le sue encicliche non siano lette, che i suoi inviti a concili ecumenici vengano ignorati e le sue scomuniche derise. La sua insistenza è solo eguagliata dalla sua sfrontatezza. Nel 1864 il culmine dell'assurdo fu raggiunto quando Pio IX scomunicò l'imperatore di Russia e scagliò pubblicamente contro di lui i suoi anatemi come scismatico espulso dal seno della Santa Madre Chiesa. Né l'imperatore, né i suoi antenati, né la Russia, quando fu cristianizzata 1000 anni fa, hanno mai consentito ad unirsi ai cattolici romani. Perché non reclamare la giurisdizione ecclesiastica sui buddhisti del Tibet o sulle ombre degli antichi Ixos?
I fenomeni medianici si sono manifestati in tutti i tempi, in Russia come in altre regioni. Questa forza ignora le differenze religiose, ride della nazionalità, invade non richiesta ogni individualità, sia essa quella di una testa coronata o quella di un povero mendicante. Nemmeno l'attuale vice Dio, Pio IX stesso, può evitare questo ospite non gradito. Negli ultimi 50 anni, Sua Santità è stata notoriamente soggetta ad accessi molto straordinari. All'interno del Vaticano sono stati definiti visioni divine. Fuori di lì, i medici li chiamano attacchi epilettici. E una voce popolare li attribuisce ad una ossessione dei fantasmi di Perugia, Castelfidardo e Mentana. Scriveva Shakespeare in Riccardo III. Le luci diventano blu, è ormai notte fonda, gelide e spaventose gocce imperlano la mia carne tremante. Ho creduto che le anime di tutti coloro che ho ucciso venissero.